Calcolate che solo per voi, sì, anche per te che stai guardando, ho appena spento quella cosa che tira vento, comunemente chiamato ventilatore, e già sto morendo. Quindi, solo per questo che ho appena fatto, lascia un mi piace e superiamo i 5.000 mi piace per questo video. Buona visione! Ciao a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video. No, devo accenderlo il ventilatore. Alla minima potenza, vi giuro che sto morendo, ragazzi. Si sente anche la mia voce robotica, però fa troppo caldo. No, perché stanno le finestre chiuse, di qua c'ho un faro paraflesciato in faccia e siamo ad agosto. Oggi, ragazzi, come avrete letto dal titolo, vedremo altre foto che devi vedere più di una volta. Trovate già il video qui in alto a destra. Già ho fatto la prima parte, erano 20 foto. Ho trovato un'altra cosa su Facebook e ora andiamo a vedercelo. Onestamente non so quante foto sono, per non spoilerarmele già, perché voglio vedere la reaction, non come gli altri youtuber falsi che fanno le finte reaction. Ok, allora cominciamo, andiamo sul nostro Facebook, che ovviamente non vi farò vedere. Molto inceppato. Qui sta scritto: tu non capirai queste fotografie nel primo tempo, cioè alla prima, come si dice, al primo colpo, ok? Quindi foto che dobbiamo vedere più di una volta. Ci abbiamo spoilerate già le prime foto, partiamo dalla prima, ok? Se non si inceppa, si è inceppato Facebook. Ok, ci siamo. Partiamo da questa qui, ragazzi. È davvero Cioè, perché io devo fare queste cose su Facebook, su YouTube? Ok, non ve la voglio spiegare. Andiamo avanti. Avete capito? Invece è la mano che sta facendo la pistola. Ok? Andiamo avanti. Vabbè. Allora, abbiamo questa sposa che sta sul cavallo, si presuppone. È solo che il suo abito fa credere che è tipo un minotauro. No, sì, è il minotauro, l'uomo cavallo con la testa da uomo. Mi sa che hai sbagliato, carissimo Katusan. In realtà il minotauro ha il corpo da uomo e la testa di un toro, quindi in realtà il cavallo non c'entra proprio niente. Ma tralasciamo questi dettagli. Ok, in pratica sta sposa qui invece non è vero, sta soltanto sul cavallo e il marito che la porta a spasso. Ok, alla prossima. Onestamente questa qui non l'ho capita. No, ragazzi, ditemi che ve ne siete accorti anche voi. Allora vi zoomo, ve la zoomo qua, ragazzi. Ragazzi, sembrava il codino dei capelli, raga, ve lo giuro, per i primi secondi non l'ho capita. E invece è un uomo scuro di pelle che sta dietro la testa. No, raga, allora, guardate di sfuggita questa qui, davvero non l'avevo capito. Infatti ho detto: ma cosa c'è di strano? Andiamo alla prossima. Sembra che c'è i pantaloni invisibili. Cioè, non sto capendo. Sembra che abbia pantaloni invisibili e non c'è i piedi. Spiegatemela. Ho capito! Allora, un piede ce l'ha di qua, ok, dietro la bambina. E un piede ce l'ha da quest'altro lato, dietro il bambino. Non l'avevo capita. Non l'avevo capita mai nella vita. Passiamo alla prossima. Vabbè, questa qui l'ho capita al volo, dopo un secondo praticamente. Ci abbiamo la mano del bambino, mentre la mano della mamma sta. Cioè, la mamma sembra che abbia le mani più piccole, mentre invece sono le braccia del bambino. Ok, questa qui subito si capisce alla fine. Passando alla prossima. Cosa ho appena visto, ok? Cosa? Non l'ho capita. Raga, l'ho capita. Questa qui sta a cavallo, sta seduta qui, la ragazza di dietro sta seduta sulla schiena di questa qui e queste qui di qua sono le gambe della seconda ragazza, ok? Mentre le gambe della prima ragazza appunto stanno da quest'altro lato. Non me la riesco a spiegare, però impegnatevi che la riuscite a capire. Passando alla prossima, abbiamo Dio Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. Allora, c'è il piede nella coppa? No, non si capisce. Però vedo una cosa di un altro colore. Allora,
c'è qualcosa nella coppa e lui alla fine il piede non ce l'ha nella coppa. Scrivetemelo qui sotto nei commenti se ho ragione, ragazzi. Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Il ritorno, ragazzi! Il ritorno del bambino, no vabbè raga, allora qui in alto a destra, come vi ho detto prima, se cliccate sull'ID info trovate il video delle 20 foto, la parte 1, e c'era una foto molto simile a questa qui. Il ritorno in pratica, ragazzi, sembra un bambino abbastanza deforme, invece no ragazzi, questo qui sarà tipo il padre o il nonno, mentre il bambino sta a mezzo volto e si vede il naso e la bocca del signore che ce l'ha in braccio, però a primo impatto sembra la faccia del bambino. Passiamo a questa qui. Cosa è? Aspettate. Allora, c'è la ragazza seduta e i capelli di qua sono della ragazza. No, vabbè, nulla di strano alla fine. Quella lì è la faccia del ragazzo che c'ha quest'altro corpo che sta nudo. Oddio, ragazzi, no. A primo impatto questa qui fa davvero impressione. No, che impressione. Però... Madonna. Allora, ma la bambina che testa grande c'ha? Aspettate, che si è tipo affacciata. Non l'ho capita. Allora, questa qui, questo qui è il corpo della mamma con la maglietta bianca senza scritte, perché sono entrambe in bianche. E l'altra, la testa della bambina, dove sta? Non l'ho capita. No, raga, non lo capisco, perché è tutta una prospettiva. Fatemelo sapere voi qui sotto nei commenti. Ma quante ce ne sono, ragazzi? Guardate qui intanto il cane. Ce ne sono un botto. Ah, questa qui già l'avevo fatta vedere anche nel primo episodio. No! Questa qui fa davvero impressione. Vabbè, alla fine lo specchio, c'è il signore dall'altro lato. Poi, vabbè, queste qui sono molto comuni. In pratica è il ragazzo che sta seduto alla fine e la ragazza sta dietro che lo abbraccia. Se vi impegnate, se vi scervellate, riuscite a capire, ve la zoomo anche. Passando alle prossime, vabbè, questa qui è epica, un uomo che sembra che sta con l'abito da sposa, invece no, è soltanto l'acqua. Poi, vabbè, questa qui non vedo cosa ci sia. Ah, sembra gonfia dal riflesso, però vabbè, nulla di che. Questa qui sembra che la bimba sta facendo la foto. Poche scarpe grandi c'ha, questa qui va bene. Qui sì, onestamente non ho capito cosa ci sia di strano. Boh, io non vedo nulla di strano, onestamente. Ragazzi, queste qui sono delle facce. Sembrano delle facce, invece non lo sono, è solamente il riflesso delle tartarughe. Va bene. E niente ragazzi, questo video si conclude qui. Lasciate un bel pollice in su, superiamo i 5000 mi piace, perché ho anche altre foto sempre girovagando per Facebook, no Facebook, Facebook, e le ho trovate. Quindi lasciate un mi piace, vi porterò anche altre cose. Tu lascia mi piace, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, attivate la campanella delle notifiche a fianco al tasto delle iscrizioni, andatemi a seguire su Instagram per essere salutati nei prossimi video. Ora non vi saluto, anzi sto scherzando, vi saluto. E oggi saluto Barca o Izzaccaria, scusami se ho pronunciato male, e il ragazzo super Tumblr. Quindi andatemi a seguire su Instagram @kazuosand con la doppia finale per essere, per avere più probabilità di essere salutati nei prossimi video. E quindi lasciate anche mi piace alle foto. E niente ragazzuoli, qui da Kazuosand è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!